La sessione che state per vedere fa parte di una campagna giocata online ed è una storia originale con tematiche che possono risultare non adatte a un pubblico non adulto. L'approccio di gioco è stato più possibile narrativo e spesso tiri di dado o intere parti di regolamento sono state semplificate per ottenere sessioni più immediate e drammatiche. Gli eventi e i personaggi descritti non hanno nessuna attinenza con la realtà ed eventuali somiglianze sono del tutto casuali. Inoltre possono discostarsi dal materiale ufficiale creato ed edito da Free League Publishing in lingua originale, tradotto ed edito da Weird Edizioni per il mercato italiano. Vi auguriamo una buona visione e buon divertimento. La nostra telecamera con cui sondiamo lo spazio si muove nel sistema di Zalos. Davanti al portale è schierata quasi tutta la flotta dell'egemonia. Una vista pazzesca. Navi di classe 5, navi di supporto, navi di rifornimento, caccia. E dall'altra parte, a bloccare il passaggio, stanno prendendo posizione le navi dell'Ordine di Paria, gigantesche navi tempio, navi che hanno spazzato via interi pianeti e che, beh, non hanno bisogno di presentazioni. Sulla Fenice, la nave al comando dell'egemonia, il comandante Azif sta ricevendo le ultime informazioni sull'ordine della flotta avversaria e si spera non nemica. Nostromo, cosa dicono i dati? Non possiamo farci trovare impreparati. Non abbiamo ancora riempito e rifornito tutte le navi, ci siamo mossi troppo in fretta. Facciamo una tattica diversa a questo giro. Avviciniamo appena arriveranno le navi di supporto dal portale. Chiudiamoci più vicine in modo che se ci attaccassero con i loro siluri potremmo inondare con i CDP lo spazio e fermarli in un unico potentissimo attacco. Agli ordini, comandante Azif. Nel frattempo, a un solo salto di distanza, nel pianeta Mira la vita continua come se nulla fosse. Del resto è il periodo di pellegrinaggio. C'è sempre un pellegrinaggio su Mira. Le sabbie sono calde. Su Mira, Chad ha riaperto gli occhi. Ha trovato qualcosa di inquietante. È stato rapito. La tenebra e chissà cos'altro è successo. Certo è che è stato catturato dall'Ordine dei Paria, che hanno inviato un messaggio. Un messaggio inquietante ai loro compagni di viaggio. Beh, il loro compagno di viaggio a bordo dell'Azrael è una nave che ormai conoscete tutti, che ormai tutto il Terzo Orizzonte ha imparato a conoscere. Questa nave, beh, ha fatto un sacco di azioni famose, ha portato un sacco di morti, ha fatto esplodere un sacco di navi e, beh, forse si è messa in guai più grossi di quello che il suo equipaggio sognava quando ne prese possesso, ma si sa, la vita nel Terzo Orizzonte è sempre molto strana. Un messaggio arriva alla plancia di comando dell'Azrael. Se volete rivedere vivo il vostro dottore, Chad, dovete attraccare a bordo della mietitrice, la nave tempio dell'Ordine dei Paria, e consegnarci la sfera di tenebra. Non vi verrà fatto alcun male. Ammiraglio Abaddon, se allontaniamo un attimo la nostra vista, le sabbie di Mira e questa forma enorme dell'ammiraglia, la nave tempio più grande dell'Ordine dei Paria,
che come una piccola luna le orbita intorno. Nave così grande che non può scendere sul pianeta, ma che ha abbastanza armi per farlo saltare in aria. Bentornati, forse per l'ultima volta, nel terzo orizzonte. Capitano, col cazzo che gli diamo quella sfera. È palesemente una trappola, ma di questo penso che pure Clippy se ne renderebbe conto. Non per offenderti, Clippy, ovviamente. No, stai offendendo me. Dici? E quindi come agiamo allora? Beh, lavoriamo di fino come nostro solito, no? Capitano, là in fondo c'è Chad, vorrei evitare di lavorare di fino come al solito. Va bene. Beh, potremmo chiedere una mano a qualche amico, magari... Sì, diciamo che qualche contatto lo si trova, poi se no Dolores cosa fa lì con le mani in mano, voglio dire? Possiamo chiedere aiuto a lei, ma sarà... io qualche amico ce l'ho. Ma sarà lontanissima. Dici? Tempo che arriviamo fin là, lei ci raggiungerà tra giorni. Io proverei a chiedere. Magari ha qualche contatto. Beh, di sicuro ci devo. La voce di Clippy, che compare da un piccolo ologramma sul ponte comando. Capitano, ha bisogno di assistenza? Apro un canale. Sì, Clippy. Chiama Dores. Clippy ritira sugli occhi, dati scorrono velocemente e con un leggero ritardo dato dalla distanza di salto, ma compare sullo schermo Dores, ha i capelli un po' scarmigliata e ha un mantello che le copre completamente l'armatura. Non sembra essere nel suo ufficio. Ball. Dores, ti disturbo? No, ho appena finito un'azione, tutto a posto e volevo giusto chiamarti. Novità? Ah, come mai? Beh, ti ricordi i dati che dopo la nostra missione ci hai dato da analizzare? Sì. Quelli su quel progetto, il progetto Acheros. Sì. Abbiamo scavato e abbiamo trovato qualcosa. Sembra che non è solo un'arma batteriologica, come abbiamo visto, che rendeva le persone incapaci di usare il loro cervello. E vedi che fa un profondo sospiro. Ma sembra che di più. È tutto un ramo di studi sulle armi. E abbassa un po' il tono della voce. Armi potenziate dalla tenebra stessa. Quindi siamo incappati in qualcosa che ha messo tutto l'ordine. E si tocca per un attimo il petto. A soqquadro. Del resto tutto quello che sta anche succedendo, la flotta schierata davanti al portale di Zaros, è una polveriera. Beh, direi che abbiamo la possibilità di accendere questa polveriera definitivamente o spegnerla magari. Ci hanno contattato dalla loro nave madre, quella dell'ammiraglio Abaddon. La mietitrice? E... sì, che proprio cazzo quella. Vogliono? Vogliono uno scambio. Vogliono la perla di Tenebra in cambio di Chad. L'hanno preso e siamo abbastanza convinti di andare a recuperarlo. Il problema è che da soli la vedo un po' difficile. Ed è per questo che ti ho contattata. Volevo sapere se potevi darci una mano in qualche maniera. Magari conosci qualcuno. Ci sono dei disturbi nelle comunicazioni e poi Clippy che ti dice sto aumentando la criptazione della comunicazione. Mm-hmm. Ci stiamo avvicinando a Mira e ci sono delle interferenze. Nel mentre, ovviamente io sono sempre lì con il mio solito vassoio di baklava,
ne sto offrendo un po' ad Aslan. In realtà noi abbiamo un contatto pronto ad agire a bordo della mietitrice, quindi se la polveriera si accendesse potremmo provare questo un'ultima contatto. Disperata mossa. Questo contatto chi sarebbe? Non penso, non l'avete mai visto, era un operativo. Beh, e quindi come facciamo a sapere che è dei nostri? Beh, lui conosce voi, se... Va bene. Se le cose degenerano sul ponte di comando potremmo porre un freno. Ma la vorrei usare proprio come ultima disperata risorsa. Va bene. Guardo Camilla che stava parlando. Sì, appunto, se è una spia è normale che non si sappia chi sia. Sì, ne so qualcosa. Va bene, Dolores, ti ringrazio della tua disponibilità e se ti capita di fare un salto dalle parti di Mira potremmo andare a fare un pellegrinaggio insieme. Sarebbe divertente, Ball, ma qualunque cosa farete a bordo di quell'astronave, qualunque cosa vogliono fare con quella perla di tenebra, è troppo pericoloso per farglielo fare. Hanno già distrutto un pianeta. Vorrei risuccedesse di nuovo. Ed è per questo che faremo di tutto per non dargliela. Da Coriolis. Chiudo la comunicazione e poi dico a Crippy: aprimi un canale con il tempio di Alam. Crippy ti guarda un attimo, eseguo. E dall'altra parte, beh, la riconosci. Le luci sono molto soffuse, ha questa specie di copricapo che le oscura gli occhi, una sciarpa leggera di seta e un vestito nero. Non speravo di sentirti così presto. Tutto bene? I miei rispetti. Tutto a posto. Voi? Tutto bene. Do di gomito ad Aslan e indico, faccio, ma tu sai chi è? No, non l'ho mai vista. Poi l'avete, ragazzi, l'avete intravista per un attimo e delle figure vestite come lei avete visto che il capitano le aveva incontrate qualche giorno fa su Coriolis, esatto. È vero. E tra l'altro anche Clippy vedi che salta fuori un attimo nel pannello di comunicazione e ti fa capitano, c'è una cosa che le devo dire. Dimmi. Il messaggio che ci è arrivato dalla quel messaggio lì, quello su Chad, ecco, ho rifatto i calcoli, ma con le interferenze tutto non penso sia fosse stato mandato dalla nave. C'è un 6,66 periodico di probabilità che arrivasse direttamente dal pianeta. Interessante. Pensavo dovesse saperlo. Sì, grazie. Se vuole la comunicazione. No, dimmi. Uso un po' di risorse. Beh, forse ho un tono scherzoso. Non spengo il sistema vitale, non si preoccupi, e faccio un maggiore controllo sullo spettro e le frequenze. Sì, fai un controllo, Clippy. Camilla, riprendo la comunicazione con il tempio di Alam. Ok, nel frattempo Camilla vedi che il maculatore Nestera offline. No. Macchina del caffè? Anche, sì, esatto. C'è tutta una serie di cose che si stanno spegnendo. Il Medilab. Basta che le luci, l'ossigeno e i condizionatori rimangano accesi, poi per il resto... Vabbè, anche le luci di sicurezza, perché è mia responsabile. Riprendo la comunicazione comunque con il Tempio di Alam. Ok. E... gli chiedo, avremo bisogno di un vostro aiuto, quell'aiuto lì di cui voi sapete molto bene. Le sorelle ci sarebbero molto comode a causa della fazione di Paria. Vedi che si toglie,
slega un nodo, si toglie questo cappello, lo appoggia, ha tutta una serie di capelli grigi che sono stati probabilmente oliati con delle sostanze molto molto costose, quasi irreale nella sua bellezza, nonostante abbia un'età comunque avanzata. Si tocca i capelli per un attimo e fa: beh, del resto non ci potrebbe essere un momento peggiore in cui stare ad aspettare. Dove ti serve questo aiuto? Dai nostri ultimi calcoli sembra che ci servirà sul pianeta di Mira, ma le coordinate precise le stiamo calcolando. Vedi che tira fuori un quadernino nero di pelle, uno di quei vecchi quaderni che ormai quasi... No, vi prego, non segnare il mio nome di sopra. Quasi nessuno usa più, e dice, lo guarda, lo chiude e fa... attivo 5 operativi, si metteranno in contatto tra un'ora standard. Una fortuna. Grazie mille, vi sono molto riconoscente, molto riconoscente. I miei omaggi. Grazie a te. E chiudo la comunicazione. E un sacco di amici potenti. Diciamo che avere qualche amico fa sempre comodo. Ma niente più importante di noi. Te lo faccio proprio come per dire, ragazzi, facciamoci coraggio. Devi riaccendere la macchina del caffè? Sì, tra un po' ci servirà. Quindi non era solo una concubina quella con cui stavi parlando quella volta su Coriolis? No. Sono... Poi più avanti, magari quando tutto questo sarà finito, vi spiegherò alcune cose. Ma sta di fatto che i loro agenti sono molto, molto potenti e soprattutto sono abbastanza capillari in alcune organizzazioni. A quanto pare hai diversi segreti, capitano. Ognuno i suoi segreti. Ed è giusto tirare fuori gli assi nella manica quando è il momento. E guardo fuori... dicendo, questo credo che sia proprio il momento giusto per entrare in azione come si deve. E lo faremo. Beh, spero che i tuoi assi nella manica siano d'aiuto, perché sembra abbastanza grigia la questione. Lo faremo. È vero. Lo faremo in grande stile. E vado verso le casse e ci batto sopra. Queste belle armature finalmente sono nostre. E direi che è anche arrivato il momento di usarle. Capitano, scusi, sì. Non volevo disturbarla. Parlava con quelle persone importanti. Ci sarebbero da guardare i dati. Ma voi siete le persone importanti. Persone. Clippy ritorna in frac dopo questa frase. Eh beh, assolutamente. Per me un IA è una persona. È un mistero delle icone. Comunque ho fatto 3 successi. Effettivamente... c'è una probabilità che il messaggio che parlava di Chad non arrivasse dalla nave, ma arrivasse da un punto che si sta spostando su Mira. E c'è solo una cosa che si sposta su Mira. Il sole? No. No. Grande nave del pellegrinaggio. Esattamente. C'è il clip e fa din din din. Un punto in più al predicatore. Se non lo sa il predicatore, cazzo, è a 6 e segno sul taccuino. Faccio un'altra X. Bene, quindi Chad, dobbiamo dedurre Clippy, aiutami con i dati, incrocia un attimo le tue informazioni, e dovremmo dedurre che si trova su quella nave. Enorme, beh, nave da crociera del deserto, possiamo... Sì. Ho usato un termine che voi capite? Mi guarda come se fosse delle scimmie un po' volute. Prego. Senza prendere le ossa. Esatto. E c'è un enorme monolite nero. E, però quello è sul pianeta Kua, vi ricordo. Sì. E, però, Jamila... ecco sì, questo problema per te potresti risolverlo, perché la migliore rotta che ho trovato per scendere sul pianeta richiede che passiamo un po' vicini a
quella nave e vedi che sullo schermo si ingrandisce, prima piccolina e poi pum 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 la fottuta nave tempio, la mietitrice. Oh, ottimo, la miglior strada che hai trovato. Sì, pensa alla peggiore. La peggiore potremmo fare il giro del pianeta, ma secondo i miei calcoli voi esseri di carbonio e insomma quelle altre stanze lì, ecco, non... la minaccia era abbastanza chiara. No, non vorrei sì, cacciando... che tu sei... Beh, non c'è problema. Ricordati che tu sei fatta di silicio, Clippy, Punto. Non vorrei la nave in te... sì, insomma, anch'io voglio che voi stiate bene. Mm-mm. E poi Chad mi serve, nessuno ha cambiato le batterie lì a poppa, inizio a essere un po' in sovraccarico. Nessuno ha cambiato le batterie? Vedi quell'allarme okay. Di sotto rosso, quello che hai tirato via dalle notifiche, sarebbe ora di... Chad lo faceva sempre. Scusa, no... Vuoi forse dire che non so prendermi cura della nave senza Chad? No, è che diciamo che sei... bravissima ad evitare i colpi di cannone, che quella cosa ci terrà sicuramente addosso, però se no possiamo girare intorno al pianeta. Ecco, brava. No, ci penso io ad evitarla. Se vuoi piloto io. Scherzavo, sei più brava tu. Grazie Clippy, grazie, puoi andartene, ci penso io da qui in poi. E prendo mano ai comandi e dico, quando siete pronti direi che si ballerà un po'. Subito. Camilla, Aslan, voi dovrete farci da guida lì dentro. Va bene. Nessun problema. Quindi sono sicuro che saprete elaborare un piano sopraffino per l'occasione. Assolutamente. Dove dobbiamo andare, secondo lei, capitano? Probabilmente dovremo atterrare sul raccolto dorato, vero? Sì. Probabilmente dovremmo atterrare sul raccolto dorato. Sì, no, ma poi all'interno ci sono delle celle, che sappiamo, ci sono dei luoghi. Clippy, abbiamo una planimetria interna del raccolto dorato? Lei mette una vecchia mappa e ti spiega che il raccolto dorato era un enorme mezzo agricolo dei tempi della terraformazione, completamente autonomo, poi è stato usato come crociera, ci sono a bordo circa 12.000 pellegrini, è una città su magnetobinari e non credo che dentro ricostruiscano le case, mettono... non saprei darti una planimetria aggiornata. Certo, i punti focali sono sensori, ci sono lì la sala macchine. Probabilmente c'è una piccola pista d'atterraggio per piccole astronavi. Non so se Lazzaro riuscirà a... come dire, ad attraccare. Perché c'è un ponte di comando? Sì, certo. Bene, allora possiamo andare lì e sganciare qualche bella bomba all'interno e fermare tutto. Oppure potremmo lanciare... Non è meglio... Camilla, vai. Almeno per... Non è meglio almeno di partenza non farci subito notare con le bombe? Dovrebbe spacciarci per pellegrini. Abbiamo detto Padre Aslan. Padre Aslan ha effettivamente ragione. Potremmo spacciarci per pellegrini. Jamila, tu sai pregare le icone? No. Posso provarci? Va bene. Beh, c'è il padre qua, può darmi qualche dritta. Sono 9, una non è rappresentata e c'è lì Clippy che conta, no? E poi, cos'è che diceva il padre ieri? Beh, potremmo comunque lanciare un datameme sul motore per fermarlo momentaneamente. Capitano, dimmi Clippy. La loro tecnologia non... e pre-terraformazione, quindi temo che non sia stata aggiornata con sistemi del genere. Forse una volta che siete dentro, se ci collegate, mettete un ripetitore o prendete i loro sensori, allora sì. Ma dall'esterno è come se attaccassimo la vostra macchinetta del caffè. La nostra macchinetta del caffè è attaccata al mainframe della nave, No,
Infatti è il momento giusto per fare un caffè, Clippy. Vado a farlo, capitano. E ne porto uno anche a te, Jamila. Anche per me, grazie. Quindi, grazie. Come facciamo a spacciarci per Pellegrini? Voglio dire, farà delle fermate questo raccolto dorato? Sì, questo raccolto dorato ha un sacco di punti, poi cambia di anno in anno il percorso. Tendenzialmente si ferma in vari punti di abbiamo l'aggiornamento... Sì, certo. Abbiamo l'aggiornamento di itinerario, ok, va bene. Possiamo anticiparla ad una delle stazioni, poi salire a bordo come Pellegrini. Perfetto. Pellegrini con delle armature sotto i mantelli. Quanto sono evidenti le armature sotto i mantelli? Allora, le armature ragno, sono grossine, però finché non sono estese potrebbero essere nascoste sotto i mantelli. Certo, una volta estese in modalità combattimento sono ovviamente non... mi sgamano. Mm-hmm. Beh, direi che il piano c'è, quindi basta metterlo in atto. Andiamo a riprendere il dottor Chad. Andiamo a riprendere Chad. Ottimo. Quindi niente, inizio a prendo i comandi e inizio ad avvicinarmi al percorso che ha calcolato Clippy. Ok, ti rendi conto che il percorso che calcola Clippy ti passa sicuramente a una distanza quasi media dalla nave Tempio, e il che vorrà dire che se sarete vulnerabili per almeno una ventina di secondi prima di lanciarsi nell'atmosfera, dove comunque i torpedo perdono la loro effettiva guida e sarebbero infastiditi dall'ossigeno dell'atmosfera. Quindi quello vuol dire che, come ha detto, ci sarà da ballare. Come ha detto lei, o così o si fa il giro del pianeta, quindi andiamo. Ok. Dai potenza ai motori. L'Azrael vibra. E ti lanci in una traiettoria che va quasi contro la mietitrice. Nel frattempo, alla bordo della mietitrice, il comandante Abaddon sta guardando una carta e sta parlando con i suoi sottoposti. Allora, perché non abbiamo ancora a bordo le due perle di Tenebra? Se le carichiamo nel torpedo antimateria, potremmo eclissare tutta la flotta dell'egemonia in un colpo solo. Ci stanno aspettando a un salto di distanza. Capitano, c'è un allarme, una nave in avvicinamento, l'Azrael. Merda, questi cosa cazzo vogliono? Aprite il fuoco. Posso, mentre passiamo, alzargli un dito medio? Giù il finestrino. Non so se lo vedono, però. Devi farlo, no. Mentre mi fai un bellissimo tiro, Jamila, a meno 3 di pilotaggio. Uh-huh. A meno 3 di pilotaggio, va bene. E allora direi 7 dadi. Mi sa che ritiro. Urca, mi prendo il mio punto tenebra. La nave ha aperto la sventagliata di CDP contro di voi. Ok, 2 successi. E più quello di prima? O... 3. Più quello di prima, quindi 3, sì. Le reazioni di una nave Tempio, per fortuna, tra il poco tempo che sei nell'arco di fuoco di una nave così grossa, una gocciolina di sudore proprio mentre muovi la nave con una grazia e una dolcezza che solo tu sapresti fare in un momento così difficile. La nave viene investita da una sventagliata di una quantità di CDP che è mostruosa. Riesci comunque a schivarli e infine a lanciarti nell'atmosfera. Gli scudi termici iniziano a bruciare, la nave balla, vibra forte, geme
e poi sei nell'atmosfera. Sei entrata con, come dire, con un angolo di attacco veramente esagerato e beh, i tuoi compagni credo che abbiano lo stomaco quasi a livello del cervello, però sono tutti... Ma siamo ancora vivi. Ce l'hai fatta e la nave è ancora intera, cazzo. Io mi sto tenendo al sedile fortissimo. Tu hai visto la morte in faccia. Più di una volta. Io dopo che superiamo questo punto mi asciugo il sudore e dico visto? Una passeggiata? Sì, una passeggiata. Comunque Jamila, buon lavoro, ma siamo ancora tutti interi? E guardo il resto dell'equipaggio. Tra l'altro siete vestiti con già con l'armatura, avete o avete il come si dice addosso i vostri vestiti normali, le... Io ho il vestito normale addosso. Le tute di volo. Anch'io, sì. Sì, no, normalissime. Ragazzi. Io. Come, cioè... Anch'io l'armatura non ce l'ho ancora perché mi limitavano i movimenti. Tanto, male che vada si decomprime l'atmosfera di un'astronave, cosa mai può succedere? Comunque, non è stato questo il caso. Ed effettivamente su Mira è notte, ragazzi. E, dalle coordinate... raggiungerete il percorso del treno in mezz'ora circa. Cosa fate? Bene, è il momento di prepararci, direi. Mettiamo le armature e ci mettiamo su dei mantelli. Sì. E faccio il segno a padre Aslan. Prego, a lei l'onore di indossare la prima. No, non la indosserò. Ok. Perché? Mi farò avanti io e se vorranno controllare qualcuno attirerò l'attenzione su di me. No, padre, non deve fare così. Sono pellegrini in fondo, no? Sì, loro sono pellegrini. Quelli che salgono. Sono quelli non preoccuparti. Che sono sotto. Io uso un punto tenebra. Effettivamente, capitano... Vai, mister Tenebra. Nella nave, Abaddon... da un pugno fortissimo sul... Come avete fatto a mancarli, imbecilli? Ma signore, stavamo riconfigurando per la battaglia spaziale, non era pronto a inseguire un bersaglio così piccolo. Allora, il silenzio. Mandate subito la squadra Terminator. Con i moduli di discesa rapida. Li voglio morti. Allarme nero. 5 persone. Accendono solo il visore. A forma di croce che illumina l'oscurità, stringono le braccia intorno e vengono sparati in direzione del pianeta. 5 puntini illuminano per un attimo il cielo vicino a voi in direzione del treno. Scusate, stavate dicendo? No, dicevamo io indosso l'armatura comunque e metto i mantelli sopra. Beh, padre, se vuole può prendere quella, la mia normale. È comunque un'armatura pesante. Sì. Un po' perfetto. Meno ingombrante. Perfetto. Importante non dare nell'occhio. Per me, mi farò avanti io e così poi entreremo tutti. Poi dentro ce la sistemiamo. Va bene. Ok. Ottimo. Allora niente. Vado a cambiarmi anch'io. Esatto. Stesso modo. Indossiamo le tute e direi che siamo pronti per... Ok. Mancheranno quasi 10 minuti al punto di contatto con la prossima... col prossimo punto dove si dovrebbe fermare il treno. E però la vostra IA Clippy vi dice... sto rilevando delle letture strane dai sensori. C'è forse un incendio, qualcosa a bordo. Il raccolto dorato si è fermato. Una cosa che tra l'altro non succedeva da 300 anni. Ok. Forse questo è il momento buono. Il caos starà dando problemi all'interno del raccolto dorato. Cogliamo la palla al balzo. Riusciamo a entrare furtivamente, indosserò anch'io ovviamente l'armatura ragno. Se non c'è bisogno di entrare con... Voi siete al momento a volo, cioè state volando in quella direzione. Effettivamente si vede del fumo e un incendio che illumina. Sarete a 5 minuti.
Ditemi. Quando ci avviciniamo alla superficie, che iniziamo a vedere un attimo la situazione, ma anche con i sensori, magari zoomando proprio, ci sono dei pellegrini che sono scesi dal treno, quindi c'è caos attorno al raccolto dorato, oppure la situazione è diversa? Allora, c'è un piccolo incendio su quella che sembra una piattaforma d'attracco. Delle figure che si muovono, però poi i vostri sensori le perdono. Che strano, cioè i motori del raccolto dorato sono fermi. Uno di questi meccanismi che lo tengono leggermente sollevato dalla sabbia, sta emettendo del fuoco, come se si fosse stato... fosse fermato in qualche modo e avesse un grosso guasto. Per il resto è enorme. Beh, quindi forse posso proporre di mollare la nave da qualche parte e correre lì e intrufolarci furtivamente, nel senso mescolarci al caos. Sì, buona idea. Okay. Aspetto che Clippy carichi la routine perché vedo che è un po' bloccata. Sì. Comunque, mi raccomando, questa missione è estremamente pericolosa. Non... state attenti. Clippy, criptazione massima. Mando un messaggio alle sorelle dicendo che il posto designato è il raccolto dorato. Ottimo. Allora, succedono due cose. Delle persone sul raccolto dorato. Magari un ragazzo con rasta sta leggendo un libro. La sua tavola riceve un messaggio. Lo guarda. Protocollo e c'è una serie di numeri. Lo chiude. Prende dalla sacca, da questa sacca tutta rovinata, una tecnologia di procura portatile. Se la mette in testa, chiude le braccia, riapre gli occhi. È completamente un'altra persona. Si guarda intorno, allunga le braccia e tira fuori delle armi che erano nascoste nella sacca, e poi inizia a ricevere una serie di dati sulla tavola. E questa cosa succede ad altre quattro persone sul raccolto dorato. E la seconda cosa che succede... Chad, ti hanno legato. Le quattro persone che ti stanno tenendo di guardia hanno dei fucili Vulcan, forse sono dell'ordine dei paria, indossano dei mantelli, ma non sembrano particolarmente forti. Certo, non fossi da solo. Hai sentito dei rumori, questo mezzo in cui sei si è fermato. Ad un certo punto la porta davanti a te esplode. Viene scaraventata via. E delle figure che stanno cantando con abiti neri e coltelle assalgono i tuoi guzzini. 1, 2, 3. Il quarto guzzino, cazzo. Quello che ti aveva preso la perla nera di Tenebra. E Miagola... Invasione di campo. Un aguzzino tremendo questo. Un aguzzino tremendo, questo è il peggiore di tutti. E... ha un sacco di punti tenebra a disposizione. Decisamente. Un aguzzino ti ha sottratto la perla che avevi trovato in quella caverna. Oddio, non ricordi ancora tutto quello che è successo bene. Sai solo che non sai dove sei andato. E queste figure... di cui una hai rasta, ti liberano. Cercavamo
ci sono qua i tuoi amici, ma questo posto non è sicuro. Si sentono dei forti colpi di armi vulcani in distanza. E urla, urla, un sacco di urla. I miei amici? Chi cavolo siete voi? Noi siamo le sorelle. E vedi che si mette poi una maschera davanti alla faccia. Ma ora non c'è tempo per questo. Se usare questa e ti passa una pistola Vulcan. Ovvio. La prendo. Bene. Cerchiamo di uscire vivi da questo posto di merda. Beh, adesso il dottor Chad è libero. Quindi usciremo per forza vivi di qui. Non ti abbiamo ancora salvato e già mi stai sul culo di nuovo. Ma tu non mi stai sentendo, quindi. Infatti. Equipaggio dell'Azrael. Gli fischiano le orecchie. Cosa combinate? Beh. Vai Camilla. Dobbiamo scendere dalla nave. Dobbiamo fermarla prima. Beh. Avete detto che devo metterla in un posto in cui non si noti, quindi scendo con la nave e trovo un posto un po' nascosto dove metterla. Effettivamente sei di notte, quindi questa non è una cosa particolarmente difficile. Dall'altra parte Clippy ti dice cosa devo seguirvi, devo tenervi pronto se mi chiamate. Tieni... arrivo. Cosa volete che faccia? Sì. Tieni pronti i motori per ripartire. Appena avremo Chad. Mi raccomando, ti affido la nave. Siamo intesi? Sì. Ok. Non le farò nemmeno un graffio. Lo so com'è andata l'ultima volta, sai? È colpa del capitano, ma non dirglielo. Ovviamente è cosa che sentite tutti. Jamila, sappi che non è vero, mente, è una IA che mente. Non voglio sapere di che è la colpa, voglio solo che non succeda mai più. Va bene, allora parcheggiamo e andiamo a riprenderci quel coglione, forza. Mi fischiano le orecchie, avrà detto sicuramente una stronzata, lo sento. Di sicuro. Bene, e vedete che io, oltre all'armatura, che già è grossa, no? Con le braccia che si nascondono, io sono alta, ho il mantello sopra e nascosto dietro la carabina e la pistola nella fondina di lato e niente, quindi macello. Ok, tipo un... sei grossa. Esatto, un uno space marine, una scatoletta di tonno. Ah, okay. un marine della fanteria spaziale della legione. Esatto. Sei effettivamente un marine della legione a pieno carico. Del resto siete stati il terrore di un sacco di mondi. L'odore che si respira a Mira è carico, molto secco, perché comunque è pieno di questa sabbia che subito, appena aprite il portellone, entra portata da un leggero vento. Il cielo è terso, leggermente illuminato dall'incendio di... Cazzo, quanto è grossa vista da qui. Sarà... No, non è possibile. No, non stai sentendo. Eppure potrebbe essere delle armi Vulcan. Forse ti sbagli. Tendo l'orecchio. No, no, quelli saranno dei colpi di Vulcan. C'è una sparatoria, capitano. Non ti si sente, capitano. Deve essere stata Clippy, capitano. Ha mutato il suo comunicatore. Mi ha detto lei di tenerli spenti quando parlo con uno, non farlo sentire agli altri. Mettetevi d'accordo. Ma se lo fai sempre... Comunque direi che, dicevo prima che Clippy mutasse, quale momento migliore se non quello
di questa sparatoria. Voglio dire, avranno l'attenzione focalizzata da qualche altra parte. Sì. Bene, muoviamoci allora. Muoviamoci. Muoviamoci. Io, non sapendo bene come si vestano i pellegrini, non sono molto pratica di queste cose, oltre all'armatura e delle vesti sopra, ho indossato un lijad e mi copre anche parte del viso, perché ho questa versione un po' stereotipata delle persone di fede, quindi vado così. Comunque, mentre corriamo, così... stiamo andando, dico, respiro, faccio odori di casa. Peccato. È di mira? Sì, non mi piace la sabbia. Beh, il posto si picca ovunque. Esattamente. Si impila sempre nei caricatori dell'Ermi Vulcan la sabbia, maledizione. Pessimo, orribile. Camilla. Sì. Dato che conosci bene la sabbia di questo deserto, fai strada tu. Il primo a entrare sarà Padre Aslan, di modo che se qualcuno lo dovesse incontrare si potrebbe confondere perfettamente come pellegrino. D'accordo. Dopodiché entreremo noi, ok? Ovviamente. E inizio, prendo a correre, proprio. Ok, siete abbastanza vicini, in realtà eravate su una piccola altura rocciosa. E tempo 4-5 minuti, ormai siete vicinissimi al raccolto dorato. Cazzo, c'è una scaletta, c'è della gente che sta cercando di guardare cosa è successo a un pezzo della struttura più in basso. Poi ci saranno una decina di piani e delle luci accese. Insomma, la situazione è abbastanza caotica. Si sentono canti, urla. E poi ci sono come dei microfoni sull'esterno, scusate, degli autoparlanti che tirano fuori una serie di canti religiosi costantemente. Faccio un sospiro. Facciamo irruzione nel trola il raccolto dorato. Ok, presto padre, salga, vado, gli faccio indicando la scaletta. Inizia lì la scaletta. Saltate sulla scaletta, trovate una porta che si usa da dove escono di solito le persone di manutenzione e siete a bordo del raccolto. Non è particolarmente complicato entrarci, anche perché... Oh cazzo, ma sembra una città, forse un treno che è stato messo un altro treno. Ci sono dei tendaggi e delle icone appese, degli schermi, qualunque cosa fosse non l'è più. Questo è un'intera città che si muove nel deserto. Sembra di essere nella parte più rustica di Coriolis, diciamo così. È un po' anche su Kua, è un po' su Zalos, è un po' su qualunque pianeta. Insomma, sembra quasi, ecco, quella nave, già, quella dei nomadi. Ma per un attimo i ricordi vi assalgono, ma torniamo a noi. Chad, sei in mezzo a uno scontro a fuoco. Bene. La padella alla brace. Io ho bisogno assoluto, immagino, di recuperare l'altra sfera, quella, cioè l'altra sfera che mi ha tolto l'aguzzino, che non vedo più. Non lo vedi più e non hai idea di dove cazzo sia. C'è qualcuno ancora di vivo, delle morente, ma che può parlare delle guardie? C'è uno morente. Allora, vado verso questo, mi piego, immagino sia caduto a terra, però non supino, comunque, prendo dal colletto e dico, dov'è il tuo amico? Potrei curarti. Potrei salvarti la vita se mi dici dov'è il tuo amico. Non lo troverete mai. Ormai siamo qui, abbiamo tutto quello che ci serviva. Tu sei benedetto, hai trovato la tenebra, nostra missione conclusa. E sputa un po' di sangue. Sembra che, insomma, non abbia speranze se non riceve cura, vero? Decisamente no. Ti sparerei
ma probabilmente ti farei un piacere. Quindi lo lascio di nuovo andare giù a terra e mi metto alla ricerca, cercando di evitare i colpi di questa sparatoria di questo tizio. Vedi che lui ti guarda con i denti sporchi di sangue e ti sorride quasi, come se fosse in una trance mistica. Ok, sei circondato da cinque figure vestite come dei pellegrini, armate di cose Vulcan, che si muovono in maniera veramente strana. Però sono decisamente abili nel combattimento. Stanno cercando di uscire da questa specie di... Sei in un treno? In una carrozza? Che cazzo di posto sei? Boh. E al di là ci sono una serie di persone che hanno la tipica tunica dell'Ordine dei Pari, armate con dei Vulcan, che stanno rispondendo al fuoco e sbarrando la strada. Bene. Quanti ne vedo? 3. Sono a comunicazione verbale con me? Cioè posso, riesco a raggiungerli, sì, verbalmente? Mm? Ok, sono trincerati? Sì. Perfetto, prendo quello che è più... cioè mi dirigo verso quello più visibile e gli parlo, gli urlo. Sì. Tu ora credo proprio che sparerai a quello che hai di fianco e poi ti spari. Uso ovviamente... I tuoi occhi si riempono di tenebra. Senti, la tenebra è molto più forte di quello che dovrebbe essere. Non sei mai riuscito a fare una cosa del genere, invece ti viene naturale, spontanea. E questa cosa dà quella frazione di secondo ai tuoi compagni per fare fuoco, a batterli tutti e tre prima che si riescano a rendere conto di quello che è successo. Questo corridoio cala nel silenzio. Ok, dobbiamo portarti in salvo. I tuoi amici dovrebbero arrivare a ora. Ball, ti suona il terminale? Rispondo. Vedi appunto Chad dietro una figura coi rasta, alta. Ball. Siamo... Bentornato. L'abbiamo Ball. Trovato. Chad. Ce la posso fare. E voi chi cazzo siete? Hai detto scusa? A Ball. Quello vero. Io lo guardo costernata e dico... Chad, siamo noi, non ci riconosci? Ho la mente un po' confusa. Qualcosa deve essere andato storto nelle mie sinapsi. Quindi ci conosciamo? Sì, ci conosciamo. Ma di questo ne riparleremo dopo. Guardo il tizio con i rasta e dico, dove siete? Veniamo a prelevarvi. Siamo nel ponte, nel terzo ponte del settore C. Voi dove siete? Io dico dove siamo. Guardo, okay. Guardo la targhetta. Vi rendete conto che voi siete quasi al fondo di questo grosso treno. Mentre loro sono abbastanza vicini alla parte frontale. Quindi, okay, contando quanto è lungo, ci vorrà un po'. Anche perché sono a due ponti di distanza. Proveremo ad andare all'ultimo piano. Abbiamo incontrato della resistenza, ma questo posto brulica di agenti dell'Ordine dei Pari, e sicuramente ci staranno cercando. Va bene. Voi avete un punto sicuro dove incontrarci? Troviamoci sul tetto. Ci dovrebbe essere delle piattaforme di attracco. Okay. Siete con la nave, no? Sì, sì, sì. Scusate un attimo, qua stiamo andando un po' troppo di fretta. Io devo recuperare una cosa prima di uscire da questo treno. La tua memoria? Sì, a parte quella. Conosco da poco e già mi sei sul culo. Non dirlo a me. Capitano, dovremmo muoverci nel mentre. Muoviamoci.
dove sì. Diamine può, cioè voglio dire, questo treno è in movimento, è fermo adesso. Ah ok, è fermo. Si è fermato, quindi potrebbe essere uscito il tizio dal treno. Una bellissima domanda di cui al momento non ho elementi per sapere una risposta. Se tipo vado sul tetto del treno e provo a guardare intorno, visto che siamo in mezzo okay. al deserto, Considerlo come se fosse una gigantesca nave, come mm-hmm. se fosse stato un treno molto sì. più grande, tipo sì. gigantesca nave coi ponti. Mm-hmm. Quindi beh, ci sono delle piattaforme d'attracco per le astronavi piccole sui ponti superiori. Voi siete sulla parte davanti, quindi verso le prime carrozze. Definirle carrozze, per carità, è come se mettessi un traslatlantico attaccato a un altro, un paio sopra, cioè una roba di queste dimensioni, anche perché queste venivano usate per terraformare un intero pianeta, quindi puoi immaginarti. Porta 10.000-12.000 persone a bordo, una città che si muove. Quindi sì, ci puoi... Beh, loro... i tuoi, come dire, i tuoi salvatori, che comunque non si sono ancora presentati, e adesso stanno facendo la conta, ti guardano. Non sei ferito? No, certo che no. Io sono Aziz e questa è la mia squadra. Bene, piacere. Siete stati abili a liberarmi, ma credo ci sia qualcosa di più importante. Recuperare un oggetto. C'erano 4 ragazzini cioè davanti alla mia cella. Quando noi siamo arrivati ce n'erano 3, poi è arrivata quell'altra squadra. È probabile che se ne fosse già andato. Ha subodorato puzza di morte. Quanto è importante questo oggetto? Molto importante. Più della mia vita stessa. La matrona non ne sarà contenta. Dici come è fatto questo aguzzino. Beh... L'ho visto, immagino, comunque, certo, prima che se ne certo. andasse, quindi... Certo, una barbetta rossa, ben curata. Perfetto, lo descrivo. Occhi azzurri. Ok? Dovete okay. prenderlo vivo. Poi, in realtà, basta l'oggetto che mi ha rubato. Quindi, scherzavo, potete anche ucciderlo. Loro non fanno un ciglio, hanno delle movenze quasi robotiche, non sembrano... quasi degli esseri umani. Ok, dividiamo la squadra. Amir, con loro due. Tu con me. Andiamo su. Intanto dobbiamo sempre salvarti la vita. Noi non siamo più in collegamento, giusto, quando dicono queste cose? Potete chiamare, cioè, il numero sulla tavola ce l'avete, quindi... No, no, sì, quello che intendevo è che non sentiamo questo dialogo, no. Ovviamente. Questo no. Anche perché io credo non abbia più neanche... comunicatore con loro. Beh, no, il comunicatore no. Adesso hai una pistola Vulcan, i tuoi vestiti, esatto. Un sacco di abilità. Ball, sì. Voi siete nella parte dietro del treno e state correndo, spostando persone, drappeggi, interrompete famigliole. A un certo punto siete passati in quella che è una mensa, stanno cucinando tutti assieme qua, ma che dove cazzo siete finiti? È un sacco di cacofonia di preghiere costante. Che, insomma, forse a non tutti quelli di voi piacciono. A un certo punto... Io ho un'espressione abbastanza preoccupata in viso. E giustamente preoccupata. Ci sono queste persone che stanno mangiando tutte per terra, stanno condividendo il cibo, e questa sala è molto grande. Ma... e mi uso il mio punto tenebra, dall'altra parte si apre una porta, si spalanca, e quello che vedete, ci sono, cazzo, le stesse persone che avete visto sul molo. Alzano un dito verso di voi, hanno le armature dell'ordine dei paria, sono una delle squadre Terminator, e ce l'hanno con voi. Capitano, problemi, via. Cosa fate? Vi copro la ritirata. Ma hanno proprio indicato in mezzo alla folla, hanno indicato verso di noi. Siete dall'altra parte. Immagino che sei entrato in questa sala. Ah, sì, c'è sì, della sì. gente qua, dobbiamo andare di là. E dall'altra parte, ah, loro.
Va bene, mescoliamoci in mezzo alla folla. Padre, faccia da apripista. Andiamo. Io mi tengo pronto la carabina nascosta sotto il mantello, comunque. Aspetta una cosa, ci hanno visto? Sì. C'è poco da mischiarci nella folla. Solo le fa fare una strage di disgraziati. O scappiamo o li combattiamo. Direi che potremmo... Iniziamo a fuggire e poi troviamo una posizione migliore per affrontarli eventualmente. D'accordo. Un posto rialzato, magari un corridoio. Sarebbe ok, meglio. Iniziate a tornare, magari a buttarvi su un corridoio laterale verso l'alto, quindi mi sembra di capire. Ok, sì. Siete al ponte numero 3, ce ne sono almeno altri due prima di arrivare alla parte superiore del raccolto dorato. Mi uso un altro punto tenebra. Sentite Clippy che vi sta dicendo qualcosa, ma a un certo punto le comunicazioni si interrompono e effettivamente anche i vostri comunicatori sono completamente inondati da rumore bianco. Lo stacco. Anch'io, sì, lo anch'io. Stacco. Mi sa che c'è successo qualcosa alla nave. Io l'ammazzo Clippy. Non puoi, per ora. Gli dico, Camilla. Disinstallo. Dimmi. Camilla, prendi posizione. Nel frattempo provo a cercare di capire che cosa è successo. Beh, sai già. E senza parlare più di tanto, apro il computer appena troviamo un posto e inizio a cercare di capire che cazzo è successo. Ma su una, io direi su una sorta di rampa di scale, magari che salgono, mi metto proprio allo spigolino e loro al pianerottolo, a mezzo pianerottolo più sopra. Ma in teoria padre Aslan non lo stanno cercando, o sbaglio? Forse no. Tanto vale provare. Padre. Se riesce a dissuadere. L'hanno appena visto con noi, però. Beh, era nello stesso gruppo di persone, non è detto che fosse con noi. Mm-hmm. Signor giudice, non ci sono prove. Non... Io ho tirato. Capitano, non rischierei la vita di Aslan solamente per provare. Sono d'accordo con Camilla questa volta. E mi metto accanto a Camilla con la pistola d'acceleratore. Ok. Li vedete spuntare. Spuntano due di questi cavalieri da sotto e si guardano intorno. E sparo. Ok. Prendi la mira col fucile acceleratore. Oh yeah. Sei preciso, ovviamente, come sempre. Dopodiché, se non basta, sparo anch'io. Due successi. Ma la loro armatura, quando il colpo li sta per raggiungere, cambia leggermente forma, come se si crea una placca dove il tuo colpo avrebbe dovuto colpirlo. E questa cosa devia completamente il proiettile. Continuerò. No, a quel punto, se posso, provo io. Scopro il fianco e mostro la pistola d'acceleratore. E prima di sparare dico: ehi, stronzi, mi dovete un buco in pancia! E gli sparo. Chi colpisce? Chi spari? Contro l'italiano è morto. Contro chi spari? È quello più vicino. È lo stesso. Vicino. Ok. Tre successi. Tre successi. Allora. L'armatura non rifà la stessa cosa che è successa col colpo di Camilla. Però. Vedi che comunque la tua pistola d'acceleratore non è abbastanza potente in questo caso a sfondare l'armatura. Loro continuano, alzano lo sguardo molto lentamente, magari sorridono sotto i loro caschi.
puntano le armi nella vostra direzione e fanno fuoco. Ok, tiratemi le vostre armature. Stira un di sei, vero? Ma di tutti? No, beh, di loro due. Sono okay. Beh, immaginavo più indietro. Sì, io sono più indietro, infatti. Bisogna tirare un di sei? Puoi tirare 6 di 6, 6 di 6 se usi l'armatura, se no se attivi il potere dell'armatura partono le batterie e per un po' devi. Ah ok, uso il potere dell'armatura, quindi... Ok, tira solo un di 6 allora e tira solo un di 6. 2. Ok, perfetto. No, va bene. Devi fare uno. Allora, di colpo il... Esatto, il... Il tuo mantello si strappa, escono delle braccia robotiche che creano un campo di forza che copre te e in realtà copre anche Jamila. La granugola di proiettili Camilla, sì, scusami, Camilla. Jamila che copre Camilla. Jamila. La granugola di proiettili si schianta contro il campo d'energia e cadono a terra. Se c'è qualcuno che guarda è tipo così. Wow. Io li guardo con espressione divertita e dico: fate di meglio, stronzi. Nel frattempo, Ball. Sì? Cosa cercavi di fare? Sto cercando di capire se riesco a mettere a posto questo problema di comunicazione con la nave. Ok, ti colleghi alla rete locale della nave ed effettivamente funziona, però tutte le comunicazioni verso l'esterno e tutte le comunicazioni, come dire... di aria sono, ci deve essere da qualche parte, hanno aver attivato un jammer particolarmente potente. Posso provare ad intrufolarmi nel sistema interno della, certo, di questa nave? Assolutamente sì, ci provo. Tira il tuo datagen. La cascata di datagen 4. Cosa vuoi sapere? Telecamere, perimetria, cosa vuoi sapere? Sistemi di difesa. Nessuno. Ok, no, voglio controllo delle telecamere. Ok. Vedere più o meno la situazione dove ci dovrebbe essere Chad. Allora, con 4 successi, effettivamente, tiri anche dentro un piccolo programma che con la ricerca del volto di Chad e lo sgami abbastanza in fretta. Mm-hmm. Quindi stai vedendo... un corridoio in cui sta correndo con le figure appunto del Tempio di Elam. Ok, l'altra cosa che voglio sapere è... posso controllare eventualmente porte o cose simili? Assolutamente sì. Dove ci sono i miei... cioè Jamila e Camilla che stanno combattendo contro questi due? C'è una paratia o qualcosa che posso attivare in modo da aiutarli? Vediamo se le icone ti sorridono. Pari sì. Prego, senza volto. Ok. E effettivamente sì, c'è una paratia a un paio di metri tra... che vi dividerebbe. L'alzo. O l'abbasso, dipende se arriva dall'alto. La chiudi. Okay. È una porta d'emergenza e la chiudi molto... si chiude molto rapidamente. Mm-hmm. E interrompe la sparatoria. Jamila... l'indicatore della batteria della tua tuta ha consumato un terzo dell'energia. Ma effettivamente saranno 10 proiettili per terra. Quindi, beh. La guardo davvero estasiata e dico, wow. Però vi riporta alla realtà i pugni che stanno sbattendo, i pugni dei magli potenziati che stanno sbattendo contro la porta, che inizia proprio a piegarsi, non resisterà a lungo. Andiamo, Chad. Rapidi, più su. Okay. Ok. Loro ti vogliono portare verso i piani superiori. Con chi stai parlando, scusami? Con Chad. Okay. Ah, scusami, pensavo parlassi ancora con voi. No. Scusami. Okay. Chad, loro ormai sarete a un piano dal tetto, diciamo così, mm-hmm. sulla parte terrazzata del treno. Da dove si può vedere qualcosa, insomma. Yes.
Purtroppo allora ti dice che le comunicazioni al momento sono interrotte, quindi non è più in contatto con la squadra. E va bene, io comunque seguo, voglio vedere anch'io in prima persona. Ok, arrivate a una botola che da sul tetto e siete fuori in questa l'aria di mira, l'odore della sabbia inconfondibile. C'è una stella in più che brilla nel cielo e vedi che appunto le tue due guardie del corpo fanno un passo fuori per prime, si guardano intorno. Io mi uso un altro punto tenebra. A un certo punto ti rendi conto che una sventagliata di colpi apre completamente una delle due e ferisce l'altra. Il ragazzo con i rasta si accascia e ti butta giù per terra, si è messo proprio davanti e ti ha parato dai colpi. Alla distanza di 20 metri vedi che ci sono due cavalieri dell'ordine di Paria, le loro armature, che beh, chi è che non le riconosce? E sono armati tra l'altro con dei Vulcan decisamente pesanti e ce l'hanno con te. Bene, direi che posso solo rispondere a fuoco. C'è un qualche posto dove posso ripararmi e portare anche... C'è un piccolo parapetto. Perfetto. C'è un piccolo parapetto. E tanto ferito riesce a muoversi? Allora, uno dei due è... Vabbè, deceduto. È andato. L'altro è ferito. Si trascina, si tiene qua sotto la spalla, sta perdendo molto sangue. Va bene, gli do una mano per arrivare al parapetto in modo che sia protetto. E due, hai detto? Due. Senti anche i loro passi pesanti che stanno avanzando, come se piegassero il metallo ogni volta che posano un piede a terra con gli stivali potenziati. Ok, non posso fare altro che sparare col mio Vulcan. Apri il fuoco e rispondi al fuoco. Nel frattempo ritorniamo a Bol, Camila, Aslan e Jamila. Stiamo salendo, immagino. State salendo. Sì. Ok. Arrivate anche voi ai parapetti che danno verso fuori e vi rendete conto che dal po' di carrozze più avanti, chiamiamole carrozze, c'è una sparatoria in corso. Ok, e ci penso io, e da dietro il mantello, quello che un pochino mi spuntava di lato, tiro fuori il fucile di precisione. Grande. Inquadri. Wow, c'è Chad, cazzo, è ancora vivo. Oh cazzo. Gli sparo. No, aspetta. No. Padre Aslan, quel cavaliere che sta... Ster Tenebra, mentre Camilla prepara la mira, gli metto una mano sulla spalla. Non fallirai, me lo sento. Gli do tre dadi. Grazie, Aslan. Che le icone guidino il mio colpo. E poi inquadri quelli che gli stanno sparando al nostro caro Chad. Sì, uno solo ne posso sparare, però. Sì, e sono... altri cavalieri dell'ordine dei pari. Ok. Vado? Vai. Tre successi. Ok. E 10. Incredibilmente il tuo colpo lo prende probabilmente di sorpresa, l'armatura non riesce a attivarsi o che lo sa, e riesce a scalfirlo a una spalla, tanto che si gira nella vostra direzione. Nel frattempo, tra l'altro, dal piano sottostante state sentendo dei rumori di pesanti passi. È incredibile. Okay, come io mi giro. Sì? Scusa. No, vai. Allora, visto che sentiamo rumori di passi, io mi giro e sono pronta con la pistola d'acceleratore per colpire chiunque stia arrivando. Così guardo le spalle a loro. Ok. Io faccio segno a Bull e ad Aslan. Andate, correte verso di lui. Vi copro l'avanzata. Io parto. Parto anch'io. Chad, una delle...
di questi cavalieri urla: dacci la perla e avrei salvato la vita. Un altro figlio di puttana come voi me l'ha presa. Non ce l'ho io. Mentre sparo, continuo a sparare. Per un attimo, vedi che si tocca l'orecchio, e poi ovviamente tu sei dietro il parapetto che viene sventagliato da tutta una serie di colpi del Vulcan. Per fortuna sembra essere abbastanza spesso e ti fornisce un riparo. San Parapetto, esatto. La decima icona, San Parapetto. Dall'altra parte, l'oblò, come dire, da cui siete usciti, vedete che da sotto, da un piano di scale, ormai l'ultima porta viene sfondata da altri due cavalieri. Siete proprio in mezzo, ne avete due davanti, poi c'è Chad, e tra un po' ne avrete due alle spalle. Rischiate di essere completamente in mezzo. Per un attimo, tra l'altro, le comunicazioni si sono state ripristinate. Ok, mentre stiamo correndo verso Chad, dico a padre Aslan: leva davanti, io intanto contatto Clippy, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. D'accordo. Mister Tenebra, dimmi. Quindi quanti nemici abbiamo sul tetto? Giusto per due davanti e due a breve alle spalle. Ok, va bene. Contatto Creepy. Sibol, finalmente siete vivi? Sì, siamo vivi. Scansione della nave, tutto perfetto, il pianeta ha avuto un problema con le comunicazioni, è stato sganciato qualcosa dalla mietitrice. Sì. Una grande ondata MP. Riesci ad alzarti in volo e aprire i mitragliatori pesanti su gli obiettivi che ti sto per segnalare? Sarò lì in 60 secondi. Perfetto. E gli segnalo i due che vedo per il momento, e poi dopo, quando ci saranno gli altri, vediamo. Ok. Correte, rispondete al fuoco, insulti. L'uomo a fianco di te, Chad, inizia a sputare sangue, ma stringe i denti e spara alla cieca contro il salitore. Nel frattempo i cavalieri dell'Ordine dei Pari avanzano, lenti, ma non si fermano davanti a niente. La maggior parte dei colpi rimbalza sulla loro armatura, anche forse quei pochi che passano non sembrano fermarli. Camilla, fai fuoco, prendi la mira, fai fuoco. E nel frattempo vedete anche che salgono dalle scale. Presto li avrete addosso. Dalle scale ci sono io che li sto aspettando, e appena li vedo gli sparo. 4 successi questa volta. Grande. Yes. Devo ritirare anch'io? Ok. Mentre il tuo colpo entra, Camilla. Cosa? Il tuo colpo entra. Perfetto. Io ritiro. Grazie. Giusto per darti un altro punto tenebra. Prego. Ok, 3 successi. Okay, non ce la faccio, vedi così. Purtroppo no. Allora, la tua pistola non ha il calibro sufficiente per scalfire le loro armature. Stanno lentamente salendo. Ed è inquietante, perché a volte posano un passo, vedi proprio gli scalini che si piegano, come se ci fosse un campo energetico di qualche tipo intorno a loro, di gravità che schiaccia tutte le cose di metallo, facendole, distorcendole. Allora faccio mi passo tra le mani la pistola da acceleratore, la metto via e tiro fuori il grillo termico e vedo se grande, per caso grande. Partire. Nel frattempo, Camilla, io ho fatto appunto 4 successi e io ho danno 2 critico 2. Yes, vai in puoi andare in critico. Tirami 2 dadi, uno sulle decine e uno le unità. Ok. Prima le decine, 2 e poi le unità, 26. Il tuo proiettile colpisce la spalla, riesce a superare l'armatura, incredibilmente, non ci speravi quasi.
e gli illussa completamente la spalla. Vedi che molla una delle due armi e si china a terra. Poi a quel punto si gira nella tua direzione e si mette, come dire, schiena a schiena con l'altro cavaliere, e con la sua arma secondaria comunque continua a rispondere al fuoco. Non fosse un momento così pericoloso per la tua vita, saresti quasi ammirato dalla dedizione e dalla marzialità di questi soldati. Io, Chad, visto che mi accorgo abbastanza velocemente che la mia arma non sta facendo assolutamente nulla, a questo punto, come dire, cerco di fermare l'emorragia o comunque di tamponare grande le ferite di chi mi sta di fianco. Quindi mi giro, sì, mi accorgo che se non faccio qualcosa mi muore tra le braccia. E quindi medicurgia al volo. Provo a fare qualcosa, esatto. Allora, medicurgia. Sì. No, non chiediamo a Chad dove teneva il bisturi, ma un attimo. Bisturi ce lo sento io. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Gli salvi la vita. Gli salvi la vita, le tamponi un attimo, gli fai una bendatura veloce, insomma, il tuo lavoro lo sai far troppo bene. Anzi, più la situazione è critica, più tiri fuori la tua abilità. Aslan, a forza di correre, sei praticamente a portata di questo cavaliere che è stato ferito da un colpo di Camilla. Vedo che stanno spalla a spalla, giusto? Sì. E uno c'ha la pistola in mano. Yes. Nella vostra direzione, esatto, e l'altro sta sparando verso Chad. Mentre continuo a correre verso Chad con la telecinesi, mentre quello sta per partire un colpo, gli sposto il braccio e gli faccio sparare l'amico dietro alla nuca. Bellissima. Sì, bellissima. Sì. Fammi un tiro di combattimento a distanza. Allora, sono 3 per me. Sono 2 miracolosamente. Oella. Ah, questa cosa è... Per un attimo le stelle si oscurano quando il tuo potere della tenebra si attiva. E tutto accade velocissimo. Questo cavaliere si stupisce. Ma che cazzo? Ed effettivamente spara un colpo che non si rivela essere letale, ma abbastanza da far perdere la concentrazione e far girare l'altro cavaliere. Insomma, perdono comunque un turno in tutta questa cosa. Pazzesco. E posso fare un'altra mossa? Poi vorrei pregare il senza volto per creare questa situazione. C'era l'incendio, tu hai detto, no? Quindi sì, presumibilmente ha fatto dei danni e lo stavano spegnendo anche con l'acqua. Assolutamente. Cioè, dell'acqua che c'hanno loro ai piedi, e l'incendio ha lasciato scoperti dei cavi elettrici. Faccio un cenno a Chad, gli indico i cavi. Spara là! Chad, c'è la pistola del ragazzo che cui ha appena salvato la vita. Senti questa voce, vedi la pozza d'acqua, vedi i cavi. Rallentatore. Parte il colpo. E colpisce effettivamente i cavi. I cavi fanno contatto con l'acqua e danno una bella scossetta ai cavalieri, che crollano a terra in preda a delle convulsioni. Nel frattempo, Jamila, come sei messa lì dietro? Di merda! E sparo. Jamila. Io provo un'ultima volta a sparare, tra l'altro il grillo termico mi dà più 2 iniziativa. Riesci a sparare? Sì, abbastanza in fretta. E provo a colpire sti stronzi un'ultima volta. Allora, sono 3 successi, ma ho visto che 3 successi non bastano, quindi non so. Non se è detto, buona idea, non è detto, te lo ma... dico. Non dargli sti punti tenebra. Va bene, io comunque con il grillo termico danno 3, critico 2. Spari, ed effettivamente in realtà anche tu vai in critico, ma spari. Tirami 2 dadi
due dadi a 6, uno per le decine, uno per le unità. Quanto? 5 e 2. Minchia. Ragazzi, allora. Un attimo di silenzio. La scena è tragica. Perché con l'ultimo proiettile del tuo grillo termico, un'arma a cui tutti non ci pensano mai, ma in realtà ti ha salvato più volte di quelle che riuscivi ad immaginare, spari un colpo molto molto preciso che passa tra le pieghe di quella cazzo di armatura, e saranno le icone, sarà la scienza o forse solo la fortuna, il tuo proiettile penetra e gli spezza il collo. Cade a terra. Il primo cavaliere cade a terra esanime, in una pozza di sangue. Il secondo lo calpesta e con un pugno sfascia completamente l'oblò, facendolo volare. Vi rendete conto che solo un attimo e non avrete più nessun punto in cui, da cui difendervi, e tutto quello che hai fatto non... ormai è finito i proiettili. Delle luci, però, della tua astronave, della vostra astronave, illumina la parte superiore del raccolto dorato. C'è quella fottuta IA che apre il fuoco nella direzione dei cavalieri. Vedo qualcosa non sia nella nostra. Mentre io sorrido e dico: Clippy, potevi arrivare domani. E intanto indietreggio. No, ma grazie capitano che l'hai guidata. No, E, mentre il tizio compare dall'oblò, io appunto con il fucile di precisione, che già stavo mirando gli altri, lo vedo lì che sta per minacciare Jamila, dico no, mi volto, gli punto il fucile in faccia, sparo e uso la mia capacità. Ok. Tutti i successi gli entreranno come critico. E farà malissimo. Oh yeah. E ritiro. Un altro, dicevo, e farà un successo. Quattro successi di nuovo. E per fortuna che hai usato la tua abilità, perché sennò non avresti fatto granché. Tirami due. Ok. Decine. 4 Vai. Unità, 4. 44, come i gatti. Il suo ginocchio esplode, crolla a terra. L'armatura va subito a ricoprire la ferita, ma ormai il danno è fatto. E vedi che Popò si appende al parapetto, sta cadendo all'indietro. Posso approfittarne per dargli un calcio in petto e farlo cadere? Certo che puoi, non aspettavamo altro e ci riesci, perché questa azione è bellissima, illuminata dai fari dell'astronave, poi ragazzi. Rallenti con il tizio. Sì, assolutamente. No. 300, ragazzi, 300, l'astronave si è messa di lato, ha tirato giù il portellone. Ok. Camilla, fai entrare tutti dentro, io vi seguo per ultimo. Sì, capitano. Presto, presto. E spingo Jamila. I cavalieri... Chad! Dobbiamo recuperare Chad! Io mi giro verso quello a cui ho salvato la vita, fondamentalmente, Rastaman, e gli chiedo il comunicatore, hai ritrovato la comunicazione con la tua squadra? Vedi che ok, lo riguarda. Sì, bene. L'hanno inseguito e sembra che stia scappando su un mezzo, su una gravimoto. Dobbiamo assolutamente prenderlo. Bene, questi che mi hai portato, che hai detto qua, sono miei amici, hai detto? E indico la nostra missione. Jamila, Camilla. Sto correndo verso di loro. Sì, ti raggiungono, tra l'altro. Sì, tipo questo pazzo che sta correndo verso di me, quindi è un mio amico. Non ho tutti questi dati, comunque sì. Cioè. Beh,
credo che, beh, loro perlomeno sono persone che hanno chiesto il nostro aiuto per salvarti. Beh, sì, non credo che lo facciano tutti quelli che sono qua nel terzo orizzonte, però hanno un'astronave, quindi amici o non amici potrebbero essere utili, quindi mi farò salvare da loro. Vieni, hai bisogno anche tu di essere salvato in questo momento, e grazie. Vedi che lui si appoggia a te, comunque molto debole, e... sì. Faccio cenno, vedo che Camilla sta venendo incontro e l'astronave è dietro, cioè nel senso dobbiamo tornare più indietro, immagino, quindi... poco più indietro, per carità, ma Clippina, cioè il mezzo fermo, riesce a farla avvicinare abbastanza da saltare sul portellone. Ok, niente, vado incontro a Camilla e poi gli passo, visto che è più forte di me, gli passo Rastaman. Aziz, se non sbaglio. Aziz, quando arrivi ti guardo, ti metto la mano sulla spalla. Io ti guardo, ti un po' sul coso, e guardo uno dei tuoi occhi. Non c'è tenebra. Ben fatto, andiamo. Ok, vabbè, tu saresti? Chiami? Camilla. Piacere. Dicono che dovremmo già conoscerci, ma... Sì, sì, ne parliamo su. Beh, andiamo. E ti passo a Ziz. Io sono già salita sull'astronave e vado al ponte comandi. Prima partiamo e poi il resto. Mentre andiamo, comunque mi giro su Camilla e dico... Dobbiamo inseguire un mezzo. Per cosa? È una questione di vita o di morte. Per cosa? È una questione di vita o di morte. Cosa? Perché devi raggiungere questo mezzo? Questo mezzo non può scappare con la persona che tiene un certo oggetto. Stai parlando della sfera? Non sono affari tuoi, ma non può scappare con quell'oggetto. Sono affari miei. Sta scappando con la sfera. Capitano, stanno scappando con la sfera, dobbiamo recuperarla. Va bene. Mr. Tenebra. Yes. Non è rimasto nessun altro a romperci le scatole per il momento? Al momento no. Perfetto, va bene. Allora direi che salgo sulla nave, sono l'ultimo a entrare, e poi mentre il portone si sta chiudendo non aspetto neanche che si chiuda e do subito a Clippy l'ordine di partire. No, a meno che è Clippy, io sono già a postazione. Infatti ho già detto, a meno che Jamila non sia già in postazione, a quel punto chiedo cortesemente a Jamila se può partire. Scusi, signorina pilota. Potrebbe gentilmente azionare i thrusters. I thrusters. Io dico solo reggetevi e parto velocissima all'inseguimento. Ok, io corro al maciullatore Nestera. Mi sa che cadi. era tre sessioni che aspettava di andare al maciullatore Nestera. Esatto. No, infatti vado al maciullatore Nestera perché in realtà spero soprattutto in realtà di far esplodere anche quella cazzo di sferetta di merda. Io mi giro verso il capitano e dico, tu sei il capitano, quindi? Così dicono. Beh, se lo dicono. Sembrate una squadra efficiente. Sì, e anche tu fai parte di questa strada efficiente, squadra efficiente, ma... Molto bene. Chad, non ricordi niente? Mi ricordo un forte dolore alla pancia, non so perché, soprattutto quando ti guardo. Questa è una storia che poi racconteremo davanti a un buon caffè, ma nel frattempo... il tuo stato si è a posto? Sei ferito? Hai bisogno di cure? Sono perfetto, come sempre. Ok, sei pirla come sempre. Ottimo. Sono contento di riaverti comunque tra di noi. E so che non ti ricordi granché, ma vorrei che tu cercassi di fidarti di noi. Stiamo inseguendo un tizio in mezzo al deserto perché ci hai chiesto di recuperare una sfera. Okay? Bene, iniziamo a prendere questo oggetto e poi forse mi fiderò di voi. Ma non funziona così, è al contrario piuttosto. Ma io sono dottor Chad. Nestera urlo, padre, vada ai CDP. Vado. Capitano. Sì, infatti, poche chiacchiere. Forza, tutti alle armi.
un tiro sensori. Jindedar. 3. Ok, una piccola traccia termica in allontanamento molto molto veloce. Beh, con l'Azzara riusciamo a starci dietro, immagino. Assolutamente sì. Capitano. E c'è Clippy che sta flippando. Qualcosa ci sta agganciando. Mentre siete partiti in allontanamento, una figura si è sporta dal raccolto dorato e ha puntato un raggio verde verso la vostra astronave. Nel frattempo, dall'orbita è stato lanciato un potente attacco di datameme verso i vostri sistemi. Cerco di contrastarli. Ok. Fammi un tiro di Jindedati. Jindedati. Con meno 3. Con meno 3? Che persona cattiva. Tenebrosa quasi. Ritiri? Ho fatto solo un successo. Sì, ritira. Ma poi tanto ci attacca di nuovo con il... No, ma ritira. Ritiro. Oh, tanto ne gli dà pena. Gli dà il gatto due... i punti tenebra, quindi. Esatto, 2 più 1 di prima sono 3 in tutto. Ok. Riesci a bloccare quelli che ti sembravano gli attacchi più pericolosi. Anche perché c'era più di uno. Un attacco al reattore, un attacco ai sistemi d'armamento, un attacco al sistema vitale. Abbastanza da rendere la vostra nave solo un sasso che crolla nelle sabbie. Ma mentre salvi l'Adrel, vedi che l'ologramma di Clippy inizia a tremolare. Grazie, capitano. Isolo i sistemi. Cosa vuol dire? E si spegne. E si spegne. Senti un odore di bruciato da alcuni pannelli dell'astronave che proprio fanno scintille. Sul tuo schermo, Jamila, c'è controllo totalmente manuale attivato. I sistemi di puntamento, Camilla, del maciullatore Nestera sono completamente in manuale, non ha nessuna assistenza da parte dell'intelligenza artificiale. Io guardo preoccupata i comandi e dico: Clippy! Cos'è successo? Nessuna risposta. Mister Tenebra, una domanda. Dal raccolto dorato, quel cazzo di laser verde che ci stava puntando, ci sta ancora puntando? È stato un attimo, probabilmente non te ne sei neanche accorto, era solo una scena. Ok, vado allora verso i mainframe a capire che se posso recuperare qualcosa. Ti rendi conto che guardi velocemente e metà dei sistemi sono bruciati. È come se si fossero salvati tutti quelli fondamentali. E cazzo, i banchi di memoria dell'IA sono completamente lì, c'era forse un backup. E wow, hai bisogno sicuramente della stazione di riparazione di Coriolis. La situazione è comunque molto molto grave. Domanda, Chad potrebbe fare qualcosa o senza una stazione di riparazione non se ne parla? È veramente un momento molto molto ok, grave. Va bene. Ok, signori, la nostra IA ci ha lasciati, spero momentaneamente, però adesso dobbiamo andare tutto in manuale, come alla cara vecchia maniera. Maledetti bastardi, hanno ucciso Clippy. Io vi guardo e non vi preoccupate, Clippy tornerà meglio di prima. Era la vostra intelligenza artificiale, giusto? Tornerà come Dark Clippy. Darkly. Forse non te la ricordi, ma quando te la ricorderai capirai. Non vi preoccupate comunque. Ma non si vede più il tizio sulla
sul raccolto dorato? No. Beh, allora dovrò andare a casa. Per... E vorrei aprire il... Non c'è, okay. Era sulla cima del... Del, okay. Del raccolto dorato. Una fai nave fuoco. Piena di civili. Ah, e comunque, hai... lui lo prendo. E comunque il vostro servizio in camera fa cagare. Dall'Azrael partono una serie di colpi. Che... Devo tirare? O no? Sì, no, sì, tanto ne tiri una tonnellata. Guarda, non ci crederai, ma ho fatto solo due successi. Questi cazzi. È un bersaglio del resto fermo e grosso. I colpi ovviamente bucano intere paratie e chissà che disastro fanno. Dall'altra parte, una serie di esplosioni. Ehi, non può essere stato tu, sono troppo grosse. Su un altro punto del raccolto dorato. Quello che forse dirà il notiziario nei giorni dopo, che dei mercenari o forse degli assassini o forse ancora dei terroristi hanno aperto il fuoco contro una delle istituzioni della fede miariana. Non me ne frega un cazzo. Dall'altra parte, quello che succede è che una nave, una grossa nave, la mietitrice, scarica tutta una serie di colpi con i suoi cannoni in direzione miriana e in direzione della vostra astronave. Jamila, si illuminano tutti gli allarmi dell'Azra. Ok, io guardo concentratissima davanti a me, clicco un tasto e praticamente delle cinture di sicurezza che non ho mai indossato mi si mettono addosso. Prendo la cloche di comandi con entrambe le braccia e dico incazzata nera: tenetevi a qualsiasi cosa, e faccio virare bruscamente la nave per evitare questi colpi. Ok, pilotaggio meno 3. Meno 3. Nel tempo, ma ha sempre pilotato così? No, oggi va meglio. Ah, io... bene. È ottimo quando devi fare un margarita. Tu rimani fermo. Tre successi. Ok. Allora, il bombardamento a cui siete sottoposti non è una cosa che dura un paio di secondi. Dura quasi un minuto, vi sembra eterno, mentre continui a schivare tutta una serie di colpi che alzano sabbia, inclini l'astronave, la butti dietro una duna. Sì, sì, gli faccio fare i giri della morte. Allora, tutti voi, diciamo che l'esperienza è particolarmente traumatica per chi non è abituato a volare nell'atmosfera, che rispetto allo spazio è molto molto più faticosa. Non si sa come riesci ad accedere alla parte più oscura del pianeta e a toglierti dalla linea di fuoco. Non hai neanche idea del disastro che possa aver creato, perché mi hanno tirato addosso veramente di tutto. Il problema è che ti rendi conto che quando hai ripreso il possesso della tua nave, il bersaglio che stavate inseguendo non c'è più. Se provo a ricontrollare i sistemi? Completamente andato. Eppure la tasca di Aslan è pesante, perché ti rendi conto che è nella tasca la stessa cosa che loro stanno inseguendo e per cui hanno appena bombardato un pianeta. Sullo sfondo il raccolto dorato è in fiamme, è distrutto, chissà quanti morti sono stati fatti per questa assurda azione. Nello spazio, Abaddon si guarda allo specchio un attimo. I suoi occhi diventano neri, poi ritornano azzurri. Non c'è abbastanza distruzione così. Facciamo tornare indietro le flotte. Potevamo spazzar via l'egemonia, invece dobbiamo
rimandare. Dovete trovarli. D'ora in poi il progetto Acheros va nella sua fase 2. Di Coriolis non rimarranno che le briciole. E quando dice questa frase nella sala di comando dell'astronave, uno dei suoi sottoposti si guarda intorno, velocemente estrae una pistola, è una pistola mesonica, e gli spara a bruciapelo. Abaddon cade, urla, qualcuno spara all'ufficiale, e questo ufficiale cade a terra col sorriso, sapendo che forse la sua ultima azione è servita a qualcosa. Ma a un certo punto gli occhi del comandante Abaddon si velano di nero, la ferita si chiude, sorride. Non è finita mica qui. Chissà, benvenuti di nuovo a Coriolis. Chissà quando, chissà perché. Certo è che una guerra è finita prima ancora di iniziare.